Allora, sono le 7:48 e io ragazzi stamattina faccio una cosa che ho sempre voluto fare, che è stata quella di iniziare a correre più seriamente, perché non ho mai corso veramente seriamente. C'era magari tipo prima dell'università facevo sport, facevo un sacco di sport, facevo calcio, facevo tennis, allora lì facevo un po' di preparazione atletica, ma altrimenti dopo quello, da quando sto all'università, mi sono concentrato sull'allenamento con i pesi. Poi penso che sia stato un pochino sia grazie ad Ele, che lei corre molto molto spesso, se andate a vedere sul suo canale, lei almeno a giorni alterni, a volte anche ogni giorno, va per una passeggiata e va a correre, poi semplicemente per salute generale e per provare una cosa nuova, una cosa che non mi è mai veramente piaciuta, forse perché facevo per il motivo sbagliato, ovvero lo facevo solamente, pensavo che fossi obbligato se volevo avere il six pack, quindi non mi è mai veramente piaciuta la corsa, e invece ora voglio prenderla con un'altra ottica e iniziarla perché ho voglia di sentirmi meglio e ho voglia di imparare anche a correre bene. Quindi stamattina mi sono già pianificato il percorso, saranno 1.6 km fino ad un parcheggio che ho cercato su Google Maps, lo farò andata e ritorno, quindi sarà un totale di 3.2 km e non ho veramente un obiettivo né di tempo, solamente di distanza per ora. Poi piano piano, se diventa un pochino migliore, sovraccarico progressivo, Kaizen, miglioramento continuo, allora proveremo piano piano a migliorare il mio tempo. Lascio la telecamera, faccio questa corsetta e ci sentiamo quando torno. Prima corsa di questo 2020 e degli ultimi 5 anni, andata, vediamo un po' il tempo, 8:13, quindi ho fatto 3.2 km in tipo una mezz'oretta, che non è il massimo. In realtà quando avevo fatto il challenge avevo addirittura fatto, mi sembra, 5 km in 29 minuti, quindi così così, però ci può sta. Volevo farvi vedere un attimo anche, questa è praticamente la strada che ho fatto, potete vedere, 1.6 km andata, 1.6 al ritorno. E raga, sarò super sincero con voi, più dura, più tosta di quello che pensavo, soprattutto l'andata. In realtà avevo visto un po' di cose che dicessero che i primi, tipo i primi 4-5 minuti il corpo si deve abituare, tipo il ritmo proprio a livello cardiovascolare, e quindi ho fatto veramente i primi 5 minuti e sono stati terribili. Poi sarò sincero, mi sono fermato 3 volte, sono andato a piedi 3 volte, però tutto il ritorno 1.6 km, forse anche perché ci stava Ele che mi ha aiutato un sacco, praticamente mi è arrivata dietro, non lo sapevo, Ele stava correndo, mi è arrivata dietro e mi ha detto dai dai vai, e quindi ho fatto tutto il ritorno 1.6 km senza fermarmi. Boh, alcuni di voi che magari fanno corsa mi direte sei ridicolo, io riesco a fare 100 km, ma ragazzi la cosa importante è come con la palestra, il punto di partenza, non bisogna paragonarsi con gli altri. Quindi io sono felice che il primo giorno ho già fatto 3.2 km in una mezz'oretta più o meno, un po' di meno, e da qui proverò a continuare con questa distanza e migliorare un pochino il mio tempo, oppure aumentare la distanza, devo ancora decidere. Però è stato bello. Ora andiamo a farci un pasto, poi vediamo dove ci porta la giornata. Io aspetto Ele, che non so dove è andata, è ripartita, sta a fare un altro giro, non ho idea. Però una cosa ve lo volevo dire ragazzi, ci stanno alcuni corridori tra di voi, fatemelo sapere nei commenti se avete dei consigli per migliorare qualsiasi programma o altro. E però avevo l'aria freddissima, mi è venuto male ai denti, male alle orecchie mentre camminavo, ora meglio, poi ho avuto i dolori verso la fine alla milza, poi nel petto appunto quando respiravo, raga, pieno di dolori, però penso che sia normale perché in salute sto tutto bene, con analisi del sangue tutto bene, palestra diciamo che sono mediamente forte, quindi penso che sia solo perché il mio corpo non è adattato ancora, non ho le adattazioni per la corsa. Vedo Ele in lontananza, vediamo che dice lei. Amore, ma hai fatto un altro giro? Come mai? Per defaticarmi. Brava, com'è andata a te? Bene. Sì? Sei felice? Stai meglio? Sì. Che ne pensi del mio outfit non da palestra? Ci sta. Ci sta. Tutte e due food spring. Ah. Cool. Sono mucosa, sorry. Pure io. Sorry. È normale una corsa. Sì. Ma tipo io sempre. Scarichi tutto. Io tipo sempre, fa schifo infatti. Oh. Prima andata, Yeah.
E questo sarà il pasto post corsa super rapido che mi faccio, che devo andare a un meeting, cioè ho letteralmente 10 minuti, sono già in ritardo, ma avevo bisogno. Due uova, queste le prendo perché c'è della ricerca scientifica che dimostra che il colesterolo, soprattutto quello contenuto nelle uova, fa bene per la crescita muscolare, quindi sto provando ad aumentare il mio consumo di uova, 2-3 uova al giorno, intere, avocado per dei grassi e una fetta di carboidrati. Non voglio troppo carbo, che non mi voglio rallentare troppo, dato che ho una piccola riunione. Intanto, non vedo l'ora. Non so se riusciate a vedermi, ma mettiamo il CarPlay. Allora, facciamo due cose. Mettiamo il podcast e mettiamo, allora, innanzitutto, metto un piccolo Audible Extreme Ownership dei Military Seals, che è l'unico momento in cui riesco ad ascoltarmelo, e poi metto le mappe per andare a vedere il mio carissimo amico Stefi. Let's go. Intanto mi sono preso anche il mio Fusiti, che non ho bevuto niente, è basso in calorie, quindi no problem. Hai visto che ci sono le telecamere? Io sono abituato a guardarmi dietro. Andiamo. Andiamo. 10 minuti, dai, ce la dovremmo fare. Ok ragazzi, sono esattamente le 10, quindi magari faccio 2 minuti di ritardo, sto migliorando. Io in realtà odio, perché lo facevo anch'io un sacco quando stavo a Roma, se diamo un appuntamento dobbiamo essere in orario, massimo 10 minuti di ritardo, perché so che a Roma, in Italia in generale presumo, dici ci becchiamo alle 10 e ciò implica che c'è un range di tempo fino alle 10 e mezzo, alle 11, uno può fare ritardo di mezz'ora. Però per me, secondo me, se vogliamo essere presi seriamente, e questa è una cosa che ho imparato al lavoro e all'università, se dai un orario massimo 10 minuti di ritardo, ma proviamo a essere on time. Noi lo siamo, forse 2 minuti di ritardo, dai. Sono strafelice di vedere Stefi, è praticamente un videografo che magari alcuni di voi conoscono ai tempi di Manchester, lavoravamo insieme al tempo, e vorrei fare qualche progettino nuovo per Kaizen insieme a lui, perché è un professionista, è bravissimo. Era un sacco di tempo che non lo vedo, quindi sono anche abbastanza eccitato. Andiamo! Hello Stefi! Come stai, bello? Come stai? How are you doing, man? Good. How are you? Bello. Really, really cool. Dico. Bello. Da dividere, possiamo fare un giorno che facciamo tanti snippets, tipo quello che mi hai fatto vedere semplice in spiaggia. Ok, siamo in macchina, meeting finito, è andata una bomba, è stato un piacere rivedere Stefi e abbiamo praticamente... Voglio raccontarvi un pochino, praticamente Kaizen con il primo lancio abbiamo fatto sold out nei primi 43 minuti, è stata una bomba, abbiamo lanciato la drop shoulder t-shirt e tutto, diciamo, il contenuto promozionale, che possano essere le foto, i video su Instagram, l'abbiamo fatto io, Simon, che era il mio videografo per un anno e mezzo e passa, e anche un altro ragazzo che ci ha aiutato, che si chiama Alessio. Abbiamo noi tre abbiamo creato su il video promozionale e le varie foto editate, queste cose qua. Ovviamente per ogni lancio che facciamo, quindi per il successivo lancio, che sarà il secondo lancio, che è proprio di questa maglietta che ho addosso in questo momento, e anche stessa performance top, ma poi vi darò tutti i dettagli, in un altro colore, voglio migliorare, voglio applicare anche il Kaizen in quest'ambito, quindi non voglio semplicemente dare per scontato come è andato il primo lancio e fare le cose uguale a quello lì. Voglio dare sempre meglio, voglio cercare di migliorarmi. Per farlo devo per forza di cose chiedere ad un professionista, e Stefi è un professionista, ha studiato cinematografia, è assistant professor all'università di Manchester proprio nell'ambito di cinema e fashion, quindi sa un sacco, sa molto più di me. E se io voglio continuare a crescere Kaizen, devo continuare a crescere non solo la qualità del prodotto in sé, ma anche tutto quello che c'è intorno, quindi tutto il content promozionale, tutto
diciamo sì, la qualità di tutto è un investimento di soldi soprattutto, ma queste sono cose che si deve fare se uno vuole crescere qualcosa da zero. Chiaramente all'inizio è sempre più difficile perché non c'è quel momentum che magari viene più in avanti, ma la cosa importante è provare sempre a migliorare quello che si fa, e io spero che il contenuto che realizzeremo sarà ottimo e che voi vedrete e noterete appunto un miglioramento rispetto all'ultimo lancio, e che quindi questo vi invoglierà a sostenere ancora di più il movimento. Questo è più o meno tutto, il meeting è andato una bomba, strafelice di aver visto Stefi ancora, ci rivedremo nei prossimi giorni per fare appunto foto, dobbiamo pianificare il video e queste cose qua, e adesso io torno a casa che pranzo con Ele. E nada, è ora di rimettere il podcast Extreme Ownership. Praticamente non ve l'ho detto prima, ma mi ascolto un sacco di audiolibri. Vi consiglio questo qua di Extreme Ownership, che sono dei militari americani SEAL, che praticamente danno delle lezioni che hanno imparato sul campo di battaglia e le riportano anche nel business, nella vita, nel leadership, che è molto importante, perché mentre fino a quest'ultimo periodo facevo tutto da solo, se devo creare delle squadre, devo sapere anche come lead quelle squadre. Vabbè, un po' di talk di business, spero vi vada bene. Fatemi sapere se volete talk di business, altrimenti non vi dico niente di ciò e parliamo solo di fitness. Ma io sono anche oltre il fitness e mi fa piacere condividere quello che sto imparando. Tutto qua. Ragazzi, io sono appena entrato nella nuova palestra. Se vi ricordate, l'ultimo video ero andato a Gyms, che è una palestra un pochino più commerciale. Qui invece sono dentro Pain World, che mi ricordavo e che avevo ricercato, ed è quella molto più, tra virgolette, bodybuilder. E infatti è una bomba, tutte le macchine mi piace, il vibe mi piace, sentite un po' sta musica quanto spacca. Ho iniziato con leg extension, solamente due serie, e poi secondo movimento passiamo a fare la panca piana. Però questa sì che è la mia palestra. Allora, provo a filmare, spero che mi riusciate a sentire nonostante la musica. Il programma di oggi chiama per 90 kg X, quindi qua, mentre nella seduta scorsa, come vedete, ho fatto 100 kg per 5, ho trovato il massimale. Poi ho calcolato il carico che devo utilizzare e adesso dovrò fare il max serie con una reps in reserve, quindi rear di uno con 90 kg. Vediamo un po' quante ne facciamo. Sette reps, quindi quello sarà il mio rep target per questo mesociclo. Raga, quell'allenamento è stato una bomba, veramente veramente epico e bello distruggente. Ora devo tornare a casa, ma cavolo che differenza che fa il vibe di una palestra. Ero il più piccolo, ma a me piace un sacco una palestra dove mi sento che devo tipo dare di più, perché sono il più piccolo in palestra, di conseguenza devo spingermi di più. E questo è quello che provavo a dire. Non lo so, magari per la gente normale una palestra, stavo dicendo ieri con Ele, una palestra scialla, sti cavoli di se è bella o non è bella per la gente normale. Per me, ed è questo che mi fa vedere che sono proprio della nicchia e sono così appassionato, per me la palestra è tutto. Cioè, se sono in una palestra troppo commerciale, molto tranquilla, dove tutti sono vestiti per bene così, quello non è proprio il mio vibe, non riesco a spingermi. A me serve tipo, non so se è testosterone, non direi nemmeno testosterone, perché c'è un sacco di ragazze anche qua dentro powerlifter che si stavano spaccando il sedere,
Boh, raga, una bomba veramente. Quando riesco a trovare queste palestre qua, e ne ho fatte poche, Gold's Gym a Venice, Houston, Alphalete, qua ho trovato questa. Boh, raga, secondo me è speciale, è speciale. Poi, prima dell'allenamento mi ero fatto mezza Monster e mezza barretta di Foodspring. Ormai lo sapete, questa è la mia preferita al gusto cookie dough. E non lo so, ho spinto veramente bene, quindi sono strafelice per quello. Ho fatto tutto bene gli esercizi. Diciamo che è stato forse un pochino stupido da parte mia fare i massimali in un'altra palestra, perché poi sono arrivato qua e i pesi erano tutti un pochino diversi. Sapete com'è quando vi spostate in palestra. Però, scialla, l'allenamento è andato bene, mi sento bene e ora per me mantengo questi pesi e devo progredire nelle prossime sedute. Wow, oggi è tipo il primo giorno che ho combaciato, penso mai nella mia vita. Corsa stamattina e palestra adesso e finisco la giornata alle 5 facendo due sport e mi sento bene. Speriamo che sia tipo l'inizio di una cosa nuova, perché non voglio solo essere un meathead, tra virgolette, un bodybuilder, voglio essere più atletico, voglio essere uno sportivo, voglio fare diverse cose. Anche vedendo tutta la gente qua super bombata, tipo quello non è il look che mi piace a me. A me piace essere in forma senza esagerare, senza essere tipo mega enorme, mega grosso, mega svenato. Che anche la pelle tipo prende un colore diverso che a me non piace. Yes, that's it from me. Ci risentiamo dopo. Io vado a vedere Ele, che in teoria dovrebbe aver finito di studiare, e vediamo cosa fare. Siete arrivati fin qua, raga, vi apprezzo veramente un sacco. Sappiatelo, veramente. L'unico motivo che io posso andare in giro e fare queste cose è grazie a te, grazie a voi che guardate, che supportate, che mettete like, che lasciate commenti, che sostenete Kaizen, veramente. Lo dico, senza di voi io non ci sarei, voglio che lo sappiate. Let's get on the move. Hello, mon amour. Bonjour. Come va? Come Bonjour. stai? Bene, Mua. grazie. Oh, anche tu, amore mio. Questa è una bomba. Sì, quale Sì. sono andato alla fine? Pain Alla World. fine. Ho fatto pure il membership. Oh, really? Era How for much? a month. Fa troppo. Povero. Andata una bomba, amore. Bello, Bravissimo, bello. Te Bruno. come stai? Studiato? Sì, amore, ho Giù studiato. in Tutto mano. Dai, andiamo a farci una passeggiatina. Al centro commerciale. Ho fatto come Tanto quasi va solo quello. Sì. Let's go. Noi andiamo. Ciao, ciao. Ciao ragazzi. Noi andiamo a prenderci un caffè e a fare un po' di cose al centro commerciale. Io mi sto ascoltando Extreme Ownership. Oh. Jim, the CEO of the parent company, and Darla, the CEO of the subsidiary company. Ragazzi, io voglio concludere qua il video, sono le 6 di sera, dato che abbiamo iniziato stamattina presto, ho voglia di prendere questa serata per me ed Ele, ci rilassiamo, mangiamo, cuciniamo senza pensare di creare contenuti. Io vi voglio ringraziare se siete arrivati fino a questo punto e vi lascio a un episodio del mio podcast che spero vi piaccia. Mi raccomando, se vi piace, andate su Spotify, seguite il podcast su Spotify oppure su Apple Podcast, quello che volete voi, sta su tutte le piattaforme più importanti di podcast. E niente, spero vi piaccia. Lasciate un like a questo video, io vi apprezzo veramente tantissimo. Grazie di tutto il supporto. E noi ci vediamo nel prossimo video. Buongiorno, buonasera ragazzi, benvenuti al secondo episodio del Kaizen Podcast. Prima di iniziare, vi faccio un annuncio: ho messo in produzione il secondo lancio di Kaizen Atletica. Ok, quindi non abbiamo una data ancora ufficiale, ma se volete restare aggiornati ed essere i primi in fila per non solo ricevere accesso prioritario, ma anche molto probabilmente la spedizione gratuita nella prima ora del lancio, andate su www.kaizen-atletica.com, lasciate la vostra email lì e così che sarete i primi in fila quando facciamo il secondo lancio. La data non è ancora, diciamo, specifica, ma sarà molto probabilmente fra un mesetto, quindi verso fine settembre, inizio ottobre. Oggi podcast sono da solo, voglio parlare di un argomento
intitolato Il fallimento è ciò che ci fa arrivare al successo. La cosa divertente, quasi incredibile, è che quando noi siamo bambini ci dicono sempre di stare attenti al fallimento. Noi non vogliamo commettere errori, vogliamo essere perfetti a scuola, negli sport. Diciamo che il fallimento è visto molto in maniera negativa, mentre secondo me, soprattutto con la storia che adesso vi racconto fra brevissimo, il fallimento è chiave per capire meglio quali errori abbiamo commesso, per capire cosa non funziona e di conseguenza ci, diciamo, direziona verso una strada che invece ci fa arrivare al successo a lungo termine. Secondo me il fallimento, qualsiasi cosa che ci sembra che abbiamo sbagliato, che può essere un esame andato male, se è stata a scuola, che può essere una riunione andata male, un meeting, una presentazione, se è stata al lavoro, quello che è, secondo me il fallimento è solo temporaneo, ok? Perché noi, la nostra forza si vede non per ciò che succede a noi, quindi un fallimento, un errore è abbastanza comune, è normale che lo facciamo in alla certa, tutti fanno degli errori. Cos'è che ci distingue? Come noi prendiamo quell'errore, ok? Come lo rendiamo nostro, come ci sediamo a tavola a capire che errore abbiamo commesso, così che non lo ripetiamo poi in futuro. E secondo me quindi il fallimento è temporaneo, ma è ciò che ci fa arrivare al successo a lungo termine. In effetti è bellissimo quando si leggono molti libri al riguardo sul successo, che tutte le persone di successo ci dicono: in realtà io ho avuto periodi molto bui, sono arrivato quasi a toccare rock bottom. Quindi rock bottom in inglese è letteralmente che non avevano più un soldo nel bank account, che stavano messi malissimo, magari che stavano dormendo sul divano a casa di amici, hanno toccato rock bottom e poi adesso invece hanno compagnie multimilionarie, sono uomini stradi successo, uomini o donne stradi successo, e però appunto c'è, per ognuno di loro c'è stato questo periodo di fallimento, ok? Quale storia vi voglio raccontare io quindi per farvi capire ancora meglio il punto? Voglio raccontarvi la storia delle magliette di Muscoli a Vita.